Yelena Linik, Nikita Katsalapov, si è parlato tantissimo e ne parleremo ovviamente soprattutto del loro free program sul tema del musical Ghost. Ha fatto molto discutere la parte solo un po' diciamo recitata, parlata. Pare ci sia stato anche un giudice che aveva proposto una penalità perché non si sentiva il timing esatto della musica, la battuta della musica. Loro lo hanno rilavorato, vedremo. Poi Maya Shibutani, Alex Shibutani. Devo dire quanta apprensione per Alex, che ha avuto un problema, un crampo al quadricipite proprio nella gara precedente in Russia, però ha voluto andare avanti, ha continuato la sua gara. E poi andremo a rivedere Meryl Davis e Charlie White. La loro Giselle è veramente bellissima, forse uno dei programmi più belli di questi programmi della Shore Dance. Shore Dance, lo ricordiamo, hanno come partner dance la Yankee Polka. Allora, Katie Reed, Chris Reed, sette spose per sette fratelli. Anche loro. Fratelli Reed, Katie e Chris al loro primo e unico Grand Prix della stagione, l'NHK Trophy. Ricordiamo l'NHK Trophy che si svolge a Sendai. Certo, io guardo loro, ma ho negli occhi l'esplosività di Anna e Luca, Anna Cappellini e Luca Lanotte, quando fanno questo programma. Come la stessa musica si può rendere in modo completamente diverso. Tra l'altro, nel loro team di coreografi c'è anche Igor Spielmann. Sì, ma infatti è un buon programma anche questo, pattinato bene, brillante, veloce, che noi siamo abituati troppo bene, Troppo bene, troppo cioè, bene. questo programma con quello di Anna e Luca ovviamente, insomma, passa un po' in secondo piano. Ecco, quando il confronto diventa, insomma, difficile, vero? Eh sì, è proprio così. Però devo dire che hanno pattinato bene per le loro possibilità, gli elementi tecnici puliti. Forse non tutti i key points della polka completamente
fatti giusti, ma questa è qualcosa che solo le coppie più esperte proprio riescono a portare a termine, perché la polka quest'anno ha questa danza così veloce che presenta molta difficoltà. I twizzle bene, insieme ci sono i giri, ci sono i fili, leggera fuori sincronia, sì, sul secondo. Neanche troppo distanti tra loro, ho mantenuto abbastanza la vicinanza tra loro, per cui direi che per quello che è la capacità e il range di capacità di questa coppia può ritenersi soddisfatta da questa prestazione. Tra l'altro ricordiamo, loro veramente erano stati tanto sfortunati all'NHK Trophy della passata stagione, perché Chris si era infortunato ad una gamba durante il warm up della Free Dance, avevano poi chiuso in ultima posizione, poi ancora per Chris non era stata una stagione buona, si era fratturato una frattura da stress al piede. Hanno praticamente saltato la stagione, sono arrivati ai mondiali, insomma, l'anno scorso, al mondiale non si sono qualificati per la Free Dance, è stata una stagione davvero difficile, possiamo dire che per loro è un ripartire adesso, no? Sì, lentamente rimettersi in carreggiata, ricominciare a sentire la gara, nuovi programmi, nuovo tutto, per cui ci vuole un po' di tempo adesso. Senti, invece tu appunto eri a Parigi, hai seguito Anna e Luca che hanno 7 spose per 7 fratelli, soddisfatti anche appunto se c'è stato un errore nella carne, ma fortunatamente non ha pregiudicato il loro secondo posto. Ma sì, soddisfatti, e devo dire che l'errore a questi livelli ci sta sempre, perché si gioca a delle velocità, a dei rischi talmente elevati che non possiamo pensare che gli atleti siano invincibili, certo, e che non sbaglino mai, insomma. Anche per loro ci sta ogni tanto un errore, e anche il fatto che non abbia poi compromesso nulla della per loro fortuna, posizione, no? Vuol dire che proprio loro comunque appartengono di media a quella fascia così alta di pattinatori che può anche permettersi poi di sbagliare una volta e non capita poi questo cataclisma. Certo, fosse stato magari un mondiale con le coppie più ravvicinate sarebbe stato diverso il risultato, ma fortunatamente in questo caso avevano talmente tanto vantaggio con la short dance che non correvano rischi. E poi bravi anche a cadere subito e riprendersi così come nulla fosse per tutto il resto del libero. A mantenere non solo la concentrazione ma l'interpretazione. Sembrava quasi a quel punto che hanno dato ancora di più, no? Nel loro modo di interpretare. Intanto vedete il punteggio 48 e 33 con 23,65 tecnico elements e sì, 24. Poi ti 68. Racconto questa cosa carina di Anna che diceva a colazione il giorno dopo: sai, io quando è caduto devo fare la Carmen, devo fare quest'aria arrabbiata, ma io volevo comunicare a Luca: fa niente, tranquillo, e non sapevo come fare perché dovevo comunque tenere questa faccia della Carmen, e perciò ci ha fatto un po' ridere. Si sostengono le coppie, il bello della coppia è anche questa, nel bene o nel male devono sostenersi e aiutarsi durante la gara, quindi...